Sport, pallavolo femminile, finisce la corsa playoff della Ranieri Soverato in A2 con la sconfitta subita ieri sera al Palascoppa dalla Macerata. Jacopo Catarsi. La stagione si chiude così, con il ringraziamento ai tifosi che sono sempre stati al fianco della squadra. La Volley Soverato perde anche gara 2 contro Macerata e saluta i playoff. Un netto 3-0, nonostante un buon inizio da parte delle ragazze di coach Napolitano. Usciamo da questi playoff, ma siamo comunque contenti dell'obiettivo che abbiamo raggiunto, che era quello appunto di arrivare ai playoff e quindi automaticamente salvarci. Certo, avremmo voluto chiudere con una vittoria in casa, questa è la prima sconfitta al girone di ritorno, però oggettivamente diamo il merito delle armi a Macerata, che oggettivamente è una squadra che meglio attrezzata di noi e che quindi merita di essere andata avanti. In effetti Macerata non si è mai trovata in affanno in nessuno dei 3 set, approfittando anche di qualche errore di troppo da parte delle padrone di casa. Sempre in fuga le ragazze marchigiane, con coach Paniconi costretto a ricorrere al time out soltanto nella seconda frazione di gioco. Sapevamo che sarebbe stata comunque una serata impegnativa e diamo merito alle ragazze perché comunque l'hanno interpretata sicuramente nel modo giusto, con grandissima attenzione e determinazione. E adesso ci concentriamo sul prossimo turno. Per Soverato è già tempo di programmare la nuova stagione, con la certezza che il percorso appena concluso sarà un'ottima base da cui ripartire. Per questo...